Cari amici, siamo qui per illustrare l'ennesima e molto importante denuncia da noi presentata testé e compilata da Orazio Ferniani. Prima però vi voglio leggere, per entrare nel merito della questione, e i documenti ne abbiamo a iosa da questo punto di vista, vi voglio con leggere... Con la I lunga, con la J, sì, sì. Iosa con la J, e non con lo dice mai nessuno. Sì. Non la iota, iosa. Con la iota. Appunto. Allora, vi dicevo, ho qui due documenti di cui vi voglio leggere qualcosina, perché come introduzione a tutto il discorso generale questi due documenti fanno bene. Uno è tratto dal libro Il ciclone Grillo. Per farvi vedere cos'è la politica in Italia. Allora Grillo, Grillo scriveva, interessante questo. Grillo scriveva sull'argomento usura, scriveva così: Ciampi, Tittmeier, Matsushita, Fazio, Greenspan, repressi sessuali, il loro orgasmo è l'usura, vivono sul nulla. Almeno una volta c'era l'oro, ha visto che fine ha fatto? Lo tirano fuori in Perù da un buco pazzesco, facendo lavorare i bambini e producendo per ogni chilo 300 chili di rifiuti, di mercurio e cianuro. Poi per fare i loro giochetti contabili lo chiudono in un altro buco, che non è il buco del culo, nel sotterraneo delle banche centrali. Dico, ma spostate la banca nel buco in Perù. Corriere della Sera, 30 marzo 1998. E ditemi voi se la politica italiana è coerente con quello che diceva e sosteneva Beppe Grillo. L'altro è molto importante, perché questo personaggio qui non lo cita più nessuno. Gianfranco Miglio, grande professore di scienze politiche. In questo libretto, pubblicato dalle edizioni del giornale quotidiano Libero, intitolato L'asino di Burigliano, gli italiani alle prese con l'ultima occasione di cambiare il loro destino. Caro, il destino si può sempre cambiare fino all'ultimo alito, sì, alle prese di vita. Comunque sì, infatti l'abbiamo visto, se ci mettiamo il Beppe Grillo come ago della bilancia finisce male. Allora leggo una frase che a me è piaciuta molto e quindi voglio, e che è il seguito di quello che noi abbiamo detto l'altro ieri e che poi proseguiremo su chi realmente comanda in Italia. L'hai letto il titolo? Bellissimo. Voi potete andare a vedere l'ultimo video che abbiamo fatto su Alba Mediterranea prima di questo. Intitolato I giullari, nani, ballerini, saltimbanchi, eccetera. Ballerine, eccetera. Allora leggiamo questa frase. Fatto questo dovuto riconoscimento al carattere ambiguo del sistema politico italiano, bisogna però riconoscere che l'ampiezza ed il radicamento dei rapporti omertosi nella società delle province del Sud non possono essere considerati fenomeno tollerabile sotto qualunque punto di vista. Il rilancio alla grande dei comportamenti mafiosi è avvenuto all'epoca e nel quadro dello sbarco degli eserciti alleati in Sicilia e nel Meridione, quello che noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere. Durante la fase finale della Seconda Guerra Mondiale, quando i capi mafia, già intrapiantati oltreoceano, si offrirono e furono utilizzati come tramite prezioso per facilitare l'infiltrazione degli invasori tra i traballanti difensori del fronte meridionale.
quella fu una patente di quasi legalità, secondo la logica del diritto medico, che permise ai capi malavitosi di riprendere un ruolo che avevano avuto difficoltà a mantenere sotto la dittatura. Ma oggi mafia e camorra, e si esce fuori anche di recente, perché l'ultimo numero dell'Espresso, quello che mi hai dato tu, no, che cosa denuncia? Certo. Si sono decisi a denunciarlo adesso, dopo circa 100 anni di copertura. Cioè, alla fine si sono decisi... La scoperta dell'acqua calda. Hai capito? Allora, perché che era? C'è un articolo bellissimo che lui mi ha fatto vedere sull'ultimo numero dell'Espresso, dove si dice che i capi bastone, soprattutto dell''Ndrangheta, sono invincibili. Lo sappiamo, li hanno fatti vincere, ma gli accordi di base ci sono stati prima, tant'è vero che, come noi diciamo sempre in Italia, chi comanda? La sacra Trimurti. Chiama la Trimurti. Cioè, ricordiamo che Gratteri ha fatto una denuncia pubblica dove ha portato a termine un'operazione dove sono coinvolti e ci sono stati qualcosa come 130 arresti, mi sembra, anche tra dipendenti dello Stato, certo, ricordiamo, e nessuna televisione ha parlato, nessun giornale ha parlato, neanche con un trafiletto, di questa indagine portata a termine da Gratteri con arresti. No, solo, questo ma Gratteri è stato poi attaccato. Assolutamente. Dove potevano attaccarlo. L'hanno lasciato solo, come hanno lasciato solo Falcone e Borsellino nel 1992, ricordiamolo. Matteo, come hanno lasciato solo Di Matteo e continuano a lasciarli solo. Certo. Perché il comando in Italia, e lo ripetiamo, se non prendi atto di chi ha in mano le leve del potere, che sono tre, mafia, camorra, 'Ndrangheta, Vaticano e servizi segreti che devono, collegati con le mafie internazionali, con la mafia internazionale, cioè, e con gli USA. Le istituzioni parlamentari non ne vogliamo parlare? Ma certo. No, che quali sono proiezione di queste cose? Le infiltrazioni allora vanno ad ampio raggio. Ma oggi mafia e camorra hanno impatto su tutti gli aspetti economici del meridione, lui dice il meridione, dovrebbe dire dell'Italia, che li rende ormai sostitutivi dei poteri statali legittimi. Ad un livello, lo dice uno dei più importanti professori di scienze politiche della storia d'Italia, ad un livello per il quale è ormai materialmente impossibile anche soltanto immaginare un ripristino della legalità in alcune intere regioni del sud. Abolire la mafia e la camorra è oggettivamente impossibile, finché nell'opinione pubblica sarà diffusa la concezione del carattere personale del potere e delle prerogative economiche, di cui si è fatto discorso più sopra. Soltanto un mutamento della struttura sociale in queste regioni potrebbe produrre una variazione del panorama ideologico imperante, ma si tratta di un mutamento secolare o al più da attendersi entro un cinquantennio. E mi sembra di aver detto quello che dovevo dire. Dopodiché tu attacchi. No, facciamo un altro allora, spezzone. Ciò detto, per dire come la nostra denuncia che abbiamo presentato oggi è una denuncia che va a colpire nella sostanza del discorso, perché dobbiamo tenere presente che oggi abbiamo al potere, chiamiamolo così, potere, se per potere si può chiamare, abbiamo un personaggio inventato ex novo e creato appositamente da una congrega di preti che si chiama Giuseppe Conte, ricordandoci che Villa Nazareth è speculare all'Opus Dei, non è che sia un'altra cosa, è un'organizzazione pretesca che ha imposto... No, un'organizzazione delinquenziale pretesca. Sì, come quando diciamo... Specifichiamolo, perché la gente pensa che... Quando diciamo pretesca... È aulica, no? No, quando diciamo pretesca diciamo delinquenziale, perché c'è un parallelo tra il potere clericale alla delinquenza, sappiamo qual è, questo è il primo. E i 5 Stelle che si sono presentati come elemento rivoluzionario sono ancora più asserviti, sì, più asserviti, più pompieri dei pompieri, e abbiamo un PD che è obiettivamente oggi la vecchia Democrazia Cristiana, perché il 90% degli esponenti sono ex democristiani. La parte più squallida della vecchia Democrazia Cristiana. Comunque sono democristiani.
sono credono che il PD sia il partito comunista. Il vecchio partito comunista è un'altra cosa, come dice obiettivamente il segretario dell'attuale Partito Comunista Italiano, che oltretutto ha una capacità analitica e politica di tutto rispetto, cosa che non si può attribuire a un testa di cazzo come il fratello dell'attore, chiamiamolo così, che si salva solo, è il fratello di un attore. Del commissario. Sì. E che non credi che molte persone ancora credono che sia lui, Però se non l'avete capito, noi siamo l'avanguardia, quello che stiamo facendo in quest'opera di informazione vuole creare coraggio in voi che guardate questi video, perché quello che manca in questo paese per cambiare le cose realmente è il coraggio delle persone nel dire basta a quello che sta avvenendo. Esatto, ma essere anche coerenti con quel basta, perché ci vuole il cambiamento. Certo. Il cambiamento bisogna saperlo fare.